in quella solitudine, in quel silenzio, rotto soltanto dal lontano suono del flauto d'un pastore, non potei non scorgere questa naturale e felice associazione. Sui ruderi di una potente città, il verdeggiante simbolo della gloria. L'archeologo romagnolo Luigi Maria Ugolini inizia così, nel 1924, il primo capitolo di un racconto che continuiamo a scrivere ancora oggi. In questo podcast vi racconteremo la storia di un'importante missione archeologica italiana. Sto parlando della missione archeologica italiana in Albania, nel territorio di Foinike. Nel corso di 6 puntate andremo alla scoperta di questa antica città, fra le più potenti dell'Epiro, e delle sue vicende, che partono dalla preistoria, passando per l'età ellenistica, romana, bizantina e turca, fino allo stato di abbandono, quando si mostrava davanti agli occhi di Ugolini, sommerso dalla vegetazione. Indagheremo le nuove scoperte fatte dal direttore Giuseppe Lepore e dalla direttrice Belisa Muca, e i risultati delle ricerche svolte in più di 20 anni in vari luoghi della città simbolo della pace di Fenice del 205 a.C. Andremo in esplorazione nelle necropoli, nell'impianto termale, nei quartieri ellenistici e passando davanti al teatro saliremo poi sull'Acropoli, una delle più grandi del mondo antico. Faremo quindi archeologia in una maniera un po' diversa dal solito, ma non preoccupatevi, è sempre la terra il nostro scrigno di informazione, insieme alle tracce indelebili di inchiostro lasciate da grandi autori come Polibio, Strabone, Livio e Procopio di Cesarea. La missione, sin dal 2000, porta avanti ricerche annuali, sostenute dall'Università di Bologna insieme all'Istituto Archeologico Albanese di Tirana, con il finanziamento del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana. Da dicembre 2022, ascolta Missione Foinike, un podcast di archeologia tutto da ascoltare, nato da Michael Benfatti e condotto da Giorgia Fontana dell'Università di Bologna.